Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video. Realizzeremo insieme questo ciondolo. In realtà era un progetto che avevo già pubblicato, era il primo progetto che avevo realizzato da sola e che avevo pubblicato qui su YouTube, poi l'avevo rifatto, ma ho deciso di rifarlo con delle perline diverse. Avevo pubblicato un video in cui ho realizzato questi orecchini, poi nell'info box vi lascerò il link che vi rimanderà al video di questi. In realtà sono lo stesso progetto, però questo è più ingrandito, ovviamente. Quindi adesso vi dico subito i materiali, è molto semplice, e ci mettiamo subito al lavoro. Allora, ci serviranno rivoli da 14 mm, delle Super Duo, dei Bicono da 4 mm, dei Cipollotti 6x4, delle Rokai Miyuki 15-0-11-0 e poi utilizzo il Farline da 12, è un ago extra fine della Miyuki. Poi avevo dimenticato di dirvi che ci serviranno anche delle Rokai 8-0. Ora, come prima cosa dobbiamo inserire sul nostro ago un bicone, una super duo per 6 volte alternati. Quindi ancora bicone, super duo, bicone, super duo, bicone, super duo, bicone. Bicono, super duo, ecco qui. Per 6 volte dobbiamo inserire 6 bicono alternati a 6 rocai, dopodiché chiudiamo a cerchio, facciamo un paio di nodi e tagliamo il filo in eccesso. Una volta chiusa a cerchio, sto uscendo dal foro basso di una super duo e dobbiamo entrare nella stessa super duo ma dal foro alto. Prendiamo 5 rokai, 5, e ci inseriamo nel foro alto della super duo successiva. Ancora altre 5 rokai. E ci inseriamo nel foro della super duo successiva e così dobbiamo fare per tutto il giro. Una volta completato tutto il giro, usciamo dal foro alto di una super duo, dobbiamo portarci ad uscire da una rokai di mezzo, da una terza, e prendere altre 5 rokai, 5, ci inseriamo nella rokai di mezzo successiva, ancora altre 5 rokai e ci inseriamo nella rokai di mezzo successiva e così dobbiamo fare per completare un altro giro. Una volta completato tutto il giro di altre 5 rokai, possiamo prendere il nostro rivoli e lo inseriamo a faccia in giù, stringiamo bene. Adesso dobbiamo uscire da una terza rokai delle 5 inserite, quindi da una rokai di mezzo, e prendiamo 2 rokai. E ci inseriamo nella rokai di mezzo nella terza successiva, stringendo bene. Ancora prendiamo 2 rokai e ci inseriamo nella rokai di mezzo. E così dobbiamo fare fino a chiudere qui per tutto il giro. Una volta completato tutto il giro, potete anche ripassare. Adesso dobbiamo portarci ad uscire da questa rokai di mezzo e una volta usciti da questa rokai di mezzo prendiamo 3 super duo
super tuo e ci inseriamo nella rocaille di mezzo successiva. Ancora 3 super 2 e ci inseriamo nella rocaille di mezzo successiva e tiriamo bene. E questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Una volta che ho completato tutto il giro, sto uscendo da una rocaille di mezzo alla quale siamo usciti. Entriamo nel foro basso della super 2, tiriamo bene e poi nella stessa super 2 ma dal foro alto. E a questo punto, qui dove c'è uno spazietto, prendiamo una rocaille 8-0 e ci inseriamo qui nel foro alto della super 2 successiva. Tiriamo bene e tra le super 2 invece prendiamo un'altra super 2 e ci inseriamo qui. Tiriamo bene, un'altra super 2 e ci inseriamo qui. E poi, arrivati a questo punto, prendiamo una rocaille 8-0 e ci inseriamo qui. E dobbiamo fare questi passaggi per tutto l'orecchino. Una volta completato tutto il giro, esco dal foro di questa super 2, entriamo nella rocaille 8-0 successiva, nella super 2 successiva, fino ad uscire dal foro basso di questa super 2 e portiamoci ad uscire dal foro alto della stessa super 2. Arrivati a questo punto, prendiamo una rocaille 11, un cipollotto 6x4 ed una rocaille 11. Dove c'è la rocaille 8-0 e maggiore spazio, dobbiamo inserire rocaille 11, cipollotto, rocaille 11. E ci inseriamo nel foro della super 2 successiva. Dove invece c'è minore spazio e sotto c'è la super 2, dobbiamo prendere rocaille 15, bicono e rocaille 15. E ci inseriamo nel foro della super 2 successiva. Ancora rocaille 11, cipollotto, rocaille 11. E ci inseriamo nella super 2 successiva e qui rocaille 15, bicono, rocaille 15. Ci inseriamo qui e così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro. E alla fine, anche se già il lavoro ha acquisito stabilità, ripassiamo, mi raccomando. Adesso usciamo da una rocaille 15 che precede il bicono e facciamo la nostra solina prendendo 6 rocaille 11-0. Ecco qui, 6 rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille 15 dopo il bicono. Dopodiché questo ciondolo è terminato. Quindi io al momento vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!